drammatico problema di consenso. Solo gli ultimi 15 giorni del governo Letta ci siamo scontrati, confrontati con praticamente tutte le organizzazioni economiche, sindacali, eccetera, eccetera, che dicevano così non va, serve una nuova fase, serve un nuovo patto. E questo è successo anche tra di noi, perché ora la terza questione è che noi ci siamo trovati, e gli attenti lettori dei giornali se ne sanno, ci siamo trovati per un mese con una parte del partito, tutti e due gli alleati di governo, Scelta Civica e il Nuovo Centrodestra, che hanno lanciato un messaggio chiaro. E il messaggio chiaro era: le riforme a partire da quella elettorale le vogliamo fare, ma noi non facciamo la riforma elettorale se non c'è un impegno, un coinvolgimento diretto del Partito Democratico e del segretario del Partito Democratico nel governo. Io credo questo messaggio, di fronte a questo messaggio abbiamo dovuto valutare cosa fare, o rinunciare a questo percorso oppure rischiare. E per le cose che ho detto fino adesso abbiamo fatto questa scelta, e guardate, l'abbiamo fatta, ripeto, assumendoci un rischio vero, però io credo fosse peggiore il rischio di andare avanti magari fino alla fine del semestre europeo con un governicchio e senza, arrivando a non fare le riforme. E guardate, un rischio non per noi, un rischio per il paese, per l'Italia, per la democrazia, perché il tema della credibilità della politica attiene direttamente alla tenuta del sistema democratico in questo paese. Voi lo leggete sui giornali, ma vi assicuro che se penso che gli elettori italiani hanno dato il 25% dei voti, oltre a quelli che hanno dato a Berlusconi, però hanno dato il 25% dei voti al Movimento 5 Stelle, sicuramente voto di protesta, ma quel voto ha in sé e viene tradotto in una carica antisistema, anche antidemocratica. Guardate che non è un caso se Grillo dice a Renzi io non sono democratico, perché il tema è la distruzione, il tema è distruggere, cavalcare la protesta per distruggere, fare tabula rasa di tutti i riferimenti politici, democratici, istituzionali. Questo è il tema. Allora, di fronte a questo rischio, io credo abbiamo fatto la scelta che dovevamo, e l'abbiamo fatta, io questo voglio sottolinearlo, perché l'abbiamo fatta un italiano, e quindi io credo che questo è il quadro. E oggi abbiamo un governo che ha una maggioranza definita, credo che il voto al Senato, con quei 4 voti in meno di Gal, fanno giustizia del fatto che questo governo non vuole occhieggiare alla destra gruppi che nei retroscena vengono definiti gli emissari di Berlusconi per garantire che Renzi possa andare avanti. Non c'è quella roba lì, abbiamo definito il quadro delle alleanze, che è quello dello scorso governo, su un patto chiaro rispetto alle riforme, su un patto chiaro rispetto alle priorità. Secondo me abbiamo fatto un buon governo, perché io credo che nella scelta dei ministri si sia dato un segnale importante, che io vorrei sottolineare. Segnale, innanzitutto, i ministri adesso sono 16 più il Presidente del Consiglio, e quindi abbiamo ridotto ulteriormente i ministri, già la compagine di governo. E in questa squadra
rinnovamento, rappresentanza femminile, eccetera, eccetera, non sono più solo chiacchiere. Io sono un po' stupito da alcune discussioni in queste settimane. Qui ho fatto 5 cose lo scorso weekend, però dobbiamo metterci d'accordo. O noi siamo per il rinnovamento. Allora, quando rinnoviamo, dobbiamo sapere che non è che possiamo rinnovare e avere la certezza che chi sostituisce la Bonino sia conosciuta, sia... Il rinnovamento lo deve mettere in campo figure nuove, competenti, come assicuro essere quasi tutti i ministri, soprattutto quelli scelti, giovani, che possono mettere in campo delle idee e delle competenze.